È notturna questa. Notturna, buonasera, buonasera, buonasera. È una delle prime notturne che facciamo. La prima notturna. Ma che fai? Ti scaccoli, che fai? Tra i due litiganti. Il terzo gode. Ricciardo gode. Ma te guardi la Formula 1? Certo, guarda la Formula 1. Ma non ti rompi, coglione, a guardare la Formula 1. I primi giri sono molto attraenti. Poi al quarto e al quinto con dormi. Un po' di afflosciamento. Poi verso gli ultimi due giri ti riprendi e te però riesci sai a sapere tutto quello che è successo durante la corsa. Ma il Tirreno ha dormito. Ma il Tirreno ha dormito di qualche anno. 44 giri. Se te guardi la data, lunedì 25 agosto. Il Tirreno, poi c'ha due ere. 25 agosto. Il Tirreno ce n'era sola. Quella è Tirreno. Tirreno. È burro, terra, guerra. Ordine d'arrivo. Ordine d'arrivo. Manca a farla apposta. L'hanno scritto a modo. Sì. Kimi Raikkonen. Non è arrivato lui. Non è arrivato lui. Non è arrivato lui. È arrivato te quarto. È arrivato quarto. Kimi Raikkonen. Kimi Raikkonen è arrivato quarto. Sì. Ma che cazzo me lo portano? Mi sei arrivato quarto. Ma non è il discorso che è arrivato quarto. Qual è che a noi ci preme la cosa? Ci preme che Kimi Raikkonen non porta la Lotus, no. Ma è il pilota della Ferrari. La Ferrari. La Ferrari allora, però non ha vinto, ha vinto. Non ha vinto, non ha vinto. Ha straperso. Con Alonso che è arrivato settimo. Alonso qui ci dice settimo. Addirittura che Alonso è arrivato secondo. Alonso è arrivato secondo. E Massa, che non fa parte più del team Ferrari, è arrivato quarto con la Ferrari. Cioè, ma deve spiegare. Ma chi l'ha scritto questa qua? Ma e questo bisogna andare a vedere. Andare a vedere. Chi l'ha scritto? Bisogna andare a vedere. Chi è sto strunzio che ha scritto sta che poi se ci fai caso, faccio caso. Ha vinto Ricciardo. Il secondo Rosberg. E pensa che io stamattina ho letto e avevo letto tra due litiganti Riccardo gode. E ho detto ma era Riccardo, almeno lui ha trombato, invece no, era Ricciardo. E io ero rimasto a Riccardo, pensavo a Cocciante. Quella è la mia nipote. Ciao nipote. Ciao. Come ti chiami? Daniela. Da dove vieni? Napoli. Parla italiano. Cosa stai facendo? Il quiz? Che ne so. Ha risposto alle domande esatte. Ha vinto qualche cosa? Non ha vinto niente. Insomma, c'è Paolo Pulici lì fuori. Paolino Pulici! Arrivederci. Arrivederci, è stato un piacere. Questo è stato uno scoop. Una tragedia. È stato uno scoop. L'abbiamo dato in prima serata. Lì che fanno? Vedi, questa è la partita di 3-0. Chi è Micci e Micci lì? Micci Micci. Che fa che è? Molte... Manchester City. Micci. Comunque con questa Alonso Mercato che ha problemi di avvio, mi sa che è arrivato secondo. Nulla, se andiamo a vedere il resto mancia di turismo, l'estate è nera, ora ci dicono che è nera, prima ci hanno detto l'altra settimana che il turismo era 56.000, hanno dei problemi, 56.000 arrivi. E nulla, più a fine vedere la giù dell'Elba. E questo se ne parlava stamattina con Capizzi, abbiamo fatto un mini edicola con Capizzi, un edicola selfie, fatela a vedere. Due anni per questo ascensore, ma fate è sempre così sta ascensore. Fate schifo. Fanno schifo. Fate nel senso loro fanno schifo. Fanno schifo. E poi scrivono sanità. Mala sanità. Sì, eccola qui mi. Ora l'hanno aggiudicata l'appalto. Bisogna vedere quando lo fanno. Un calma. Però ascensore c'è. Cade dallo scooter dopo un malore, 75. La festa gli va nel mondo. E oggi poca roba. I pizzaioli, i baristi e il camerino faranno la pacchia da fra poco. Quindi dall'edicola il bar. Ah, il fresco fresca di serata. Dovevi fare come quelli lì a Cocco bello. Comero bello. Noi ci facciamo più comero. Buonanotte, grazie. Buonanotte. A domani.